Vivere e raccontare, puntata numero 123. Oggi è giovedì 16 luglio 2020 e sono le 16:35. Dagli studi televisivi di Antenna del Mediterraneo a Capo d'Orlando in provincia di Messina, Gioacchino Onorati. E da Firenze, Antonio Fasano. Buon pomeriggio, Antonio. Buon pomeriggio a te. Pensavo fossi a Roma, a dire la verità. Invece no, sei a Messina. A Capo d'Orlando, in provincia di Messina, negli studi televisivi di Antenna del Mediterraneo, che poi ti farò vedere. Sì? Bellissimi, sì, molto molto belli. Vivere e raccontare è il programma televisivo ideato da Augusto Zucchi e Gioacchino Onorati, in cui l'opera si racconta attraverso la voce del proprio autore. E allora il protagonista della puntata di oggi è il libro Quando il genio incontra il dolore, due vite dimenticate, Mario Puccini, Silvestro Lega, libro di Antonio Fasano appena uscito. Antonio, la parola al libro e quindi a te che sei l'autore. Grazie. Questo libro nasce dalla mia passione per la pittura. E non è la mia prima incursione in questo campo, perché ce n'è stata una precedente. Ora mostro questo altro volumetto, non so se si vede. Dovresti alzarlo un altro po'. Ecco. Ah, eccolo qua, ancora di più, ancora di più. Ancora di più, questo volumetto che parla di alcuni pittori italiani a Parigi, pittori che ebbero grande successo, che sono Gian Domeneghi, Boldini e De Nittis. E poi ho pensato di dare un seguito a questa incursione alla pittura parlando invece di due pittori che sono stati molto sfortunati nella loro esistenza, e sono appunto Mario Puccini e Silvestro Lega. Silvestro Lega, grandissimo maestro della corrente dei macchiaioli, anzi una sottocorrente che prende il nome da un quartiere fiorentino, si chiama Piacentina, che si trova alla periferia sud di Firenze, che allora era in mezzo ai campi, stiamo parlando di fine Ottocento. E invece Mario Puccini fa parte del gruppo dei cosiddetti impropriamente post-macchiaioli, fa parte della generazione successiva, un gruppo diciamo che aveva il baricentro a Livorno, che ha dato i natali a una quantità di pittori meravigliosi. E sono due persone che hanno vissuto in condizioni molto difficili. Mario Puccini è detto anche il Van Gogh italiano, un po' per la sua, diciamo, esuberanza nel colore, e un po' perché è stato in manicomio come Van Gogh. Fu definito così in vita, a lui non piaceva la definizione, anzi lui si occupava pochissimo degli altri pittori, a dire la verità. Ed era un personaggio quasi fanciullesco, però un grande genio, come fu poi Ligabue, per esempio. E Silvestro Lega, veramente un caposcuola, anche se la scuola ufficialmente al tempo suo non l'ha avuta, ha avuto poi molti seguaci. Una vita, quella di Silvestro Lega, che segnata da un grande amore che lui ha avuto in casa di una delle persone che l'ha ospitato, perché lui viveva andando di casa in casa, viveva praticamente di elemosina. E si innamorò di questa giovane donna, che poi sfortunatamente morì di tubercolosi, come accadeva di frequente a quell'epoca. E questa cosa lui l'ha segnata per la vita, insomma. Quindi questo, per questo parlo di dolore. Lui, questo fu il suo grande dolore. Il dolore di Puccini fu di vivere miseramente, senza un adeguato riconoscimento. È una cosa che accomuna tutti e due, è fatto un po' triste e curioso,
che alla fine della loro esistenza furono, non dico buttati in una fossa comune, ma furono sepolti in maniera poco decorosa, cosa a cui poi con molta fatica fu posto rimedio nel seguito. E parlando di questo libro devo menzionare per forza Giuliano Matteucci, che è un grande studioso dell'arte proprio di quel periodo, dell'arte italiana di quel periodo, e che è un gallerista importante, ha organizzato delle mostre fondamentali, specialmente su questi autori che, diciamo, non vanno per la maggiore. Silvestro Lega è indubbiamente un maestro oggi conosciutissimo. Mario Puccini, per quel che so, pochi l'hanno sentito nominare, però è un artista di grande valore proprio per l'irruenza della sua tavolozza. Puccini ha delle opere bellissime, veramente somigliano molto ai Van Gogh, molto molto belle. Sì, proprio nel Molto. senso che il colore aggredisce la Molto pelle, bene. viveva di colore, viveva di colore. Antonio, ma tu sei anche un collezionista, hai qualche opera di loro oppure no? Di Silvestro Lega no, di Puccini sì, ho un paio di cose in casa, che sono riprodotte fra l'altro sul libro. E stavo dicendo Giuliano Matteucci, che poi mi ha molto aiutato nella raccolta del materiale, ho dovuto studiare parecchio per mettere insieme questo libro, come anche il precedente. Matteucci, che ha fondato l'Istituto Matteucci proprio per la catalogazione dell'arte italiana nel XIX secolo. Esatto, ed è autore di due grossi volumi proprio su Silvestro Lega, ed è uno che ha scoperto anche dei nomi che erano stati dimenticati per motivi contingenti, come Oscar Ghiglia, grandissimo, un altro grande livornese. Quindi è una persona a cui si deve molto, ed è una persona con cui ho fatto delle lunghe chiacchierate che mi hanno anche ispirato. E lui ha una collezione di fotografie. Per esempio, quando io ho visto una foto di Silvestro Lega e ho subito pensato che dovevo scrivere qualche cosa, perché dietro quella figura c'era un'enorme sofferenza, chiaramente. Però questi due libri, sia questo che è pubblicato da Aracne, sia quell'altro che è stato pubblicato dall'Istituto d'Arte Matteucci a Viareggio, non sono, questo ci tenevo a precisarlo, e l'ho precisato nella prefazione, non sono delle biografie. Cioè io non ho voluto raccontare la vita di questi pittori, perché poi c'è chi l'ha fatto molto meglio di me, e non penso che sia il mio mestiere di raccontarla. Io ho voluto raccontare le emozioni di queste persone, le emozioni che si possono rivivere attraverso le loro opere. Quindi questa è la chiave di lettura che io ho adottato. E infatti leggo nel libro non una biografia. Le biografie sono scritte da studiosi per altri studiosi. Lavori scientifici di grande utilità e importanza che descrivono vite e opere che meritano di entrare nella storia. Di questo racconto, prima ancora di scriverlo, devo spiegare, forse prima di tutto a me stesso, perché non sarà una biografia. Mario Puccini, Livorno 1869, Firenze 1920, vissuto senza clamori, ebbe nella vita un'unica felicità, il colore. Amedeo Modigliani, livornese come Puccini, è morto come lui nel 20 e una dello stesso Puccini. La storia ha poi voluto che la fama del primo crescesse a dismisura, mentre il secondo avesse meno risonanza, forse proprio per via della sua modestia e una sorta di urgenza nella creazione che lo portò a dipingere prevalentemente quadri di piccolo formato, adatti a bruciare velocemente la sua ansia di stendere i colori. Questo Esatto, dal tuo libro. sì, è proprio così. E anzi, io mi prendo anche qualche libertà addirittura per esigenze narrative,
A volte modifico leggermente delle cronologie, altero leggermente dei fatti per dare spazio soprattutto all'emozione, perché è quella la parte centrale dei miei racconti. E addirittura, ecco, riguardo a Puccini, io mi sono molto ispirato a un bellissimo libro che si chiama Tempi andati e che fu scritto da un altro grande pittore, sempre di quella cerchia livornese, e che ha un nome però straniero, si chiama Llewelyn Lloyd con la doppia L, perché lui era di origine gallese, ma era livornese. E lui raccontò a Mario Papini una serie di aneddoti subito dopo la guerra, quindi negli ultimi anni in cui è vissuto. E prima di poter pubblicare questa interessante raccolta di aneddoti, lui morì. E fu invece Papini che raccolse questi appunti e pubblicò questo libro. E in questo libro Mario Puccini viene fuori come una specie di minorato, insomma, una figura un po' da compatire. E per cui alla fine del racconto su Mario Puccini io faccio intervenire Lloyd, il quale in qualche modo riesce a comunicare con me in una specie di dormiveglia e mi rimprovera di avergli fatto fare questo ruolo di canzonatore del povero Puccini, che era suo grande amico. E sicché io poi gli rispondo anche, quindi c'è questo dialogo a distanza tra me e lo spirito di Lloyd, che ravviva anche un po' questo strano racconto. Come pure c'è un epilogo al racconto su Lega, in cui io spiego perché ho cambiato alcune cose, in modo che gli intenditori, diciamo, i conoscitori non si scandalizzino, e sono un po' piegato la cronologia alle mie esigenze. Quindi sono racconti, non sono biografie. Sono racconti che vivono le opere dall'interno. Al suo ingresso al San Niccolò di Siena, Mario fu intervistato da un collegio di psichiatri. Fu fatto sedere su una sedia, ancora imbracato nella camicia di forza. Allora tu sei Mario? Gli si rivolse il medico più anziano. Ti chiami Mario e poi? Puccini, rispose lui prontamente in maniera del tutto calma. E sei nato il 28 giugno 1869. Ricordi il nome dei tuoi genitori? Domenico, il mio babbo si chiama Domenico e fa il fornaio a Livorno. La mamma si chiama Filomena Andrei, una brava donna, la mamma. Ha allevato tanti figli e lavora pure al forno. Figuratevi che... Sì, va bene Mario, ti ho chiesto solo i nomi, lo interruppe il dottore. E ora come ti senti? Io bene, ma dove mi avete portato e perché mi avete impacchettato così? Ecco, perché è stato impacchettato così uno che risponde così bene e così prontamente? Perché lui era stato protagonista di una scena tremenda avvenuta all'ospedale. Lui è stato ricoverato all'ospedale di Livorno perché aveva la mania di persecuzione. Gli era successo che era andato al ristorante, si era portato appresso una quantità di soldi perché aveva vinto un premio di disegno. E questi soldi gli erano stati rubati e lui era andato in escandescenza. E allora avevano chiamato la polizia, ma non per cercare i ladri, ma per arrestare lui. E alla fine, insomma, lui è piombato in una specie di catalessi ed è stato in ospedale per dei mesi. Poi, quando si è rinvenuto, è tornato alla vita. E ha cominciato a litigare con tutti, a litigare soprattutto col medico che lo voleva calmare,
e lui era completamente nudo perché cercava i suoi vestiti e ha cercato di scappare. E questo è stato interpretato come la transizione definitiva alla follia, sicché l'hanno preso, gli hanno messo la camicia di forza. E il racconto che tu hai letto adesso parte da quel momento lì in cui viene intervistato dal collegio degli psichiatri. Antonio, ci è rimasto pochissimo tempo, magari faremo delle altre puntate proprio su questo libro o su altro ancora, però una domanda te la voglio fare. Tu sei noto nel mondo accademico italiano e non solo per le tue grandi opere, per le tue ricerche. Sui tuoi libri hanno studiato generazioni e generazioni di ingegneri, di fisici, di matematici, le tue lezioni di meccanica razionale, ma non ti sei limitato soltanto alla tua materia, diciamo, hai spaziato molto di più. Ma gli artisti creano dei ponti che sono, come dire, molto più lunghi rispetto a quelli degli scienziati, riescono a vedere oltre. Ecco, tu che cosa hai trovato di oltre in questi due pittori che hanno fatto una vita misera? Sì, beh, Ma insomma. che cosa loro invece hanno ipotizzato? Che cosa hanno previsto? Beh, Puccini non era uno che prevedeva, Puccini era uno che voleva dipingere. E nemmeno Lega era uno che aveva pretese di fare il caposcuola, di insegnare qualche cosa. Erano persone che sentivano in maniera netta quello che volevano fare e che lo facevano in maniera veramente superlativa, perché ci hanno lasciato dei grandi capolavori. E io vorrei dire, in coda a quello che tu hai detto, che io ho fatto tante cose, che io ho pure scritto tante cose, e adesso nel prossimo futuro ti bersaglierò con vari testi, e uno ce l'hai già in mano, che è una raccolta di favole, o meglio di antifavole, come l'ho chiamata io, perché sono amori che non hanno un lieto fine, ma sono proprio favole. E infatti si chiama Gli amori impossibili. Ma poi ne arriveranno anche altri, perché io da qualche anno, da non molto, quindi dopo i 75 anni, quindi ho cominciato a scrivere a ruota libera, scrivere di narrativa, quindi anche al di fuori dell'ambiente scientifico. Perché? Ma io credo perché ho incontrato una persona meravigliosa che è diventata mia compagna e che mi ha enormemente arricchito e che purtroppo ho perduto un mese fa. Questo veramente con grande dolore. E, insomma, a conclusione di questa chiacchierata mi piace anche ricordare lei. È bello che abbia l'occasione di farlo. Quindi ti ringrazio molto. No, sono io che ringrazio te. Scusami anche il silenzio perché, come dire, è un Sì, abbraccio grazie, perché lo sei. Grazie. ci sono poche parole. Sì, grazie Quando il genio incontra il dolore, ecco, anche tanto. E tu poi l'ho incontrato l'hai pure io, incontrato, anche tu. Sì, il sì. dolore grande, il dolore grande che c'è la sera quando si chiude la porta. Quello è il dolore più grande. Sì, ci siamo capiti. Grazie Comunque Antonio, grazie. è stato molto bello. Grazie Antonio. Bello conosci.